Tutto pronto per il secondo match di questa Platinum League. La giornata e la settimana è la numero 4, la quindicesima edizione dello Sbordone League, entrata ormai nel vivo. E allora hanno vinto i Bastardi Senza Gloria contro l'Aston Villa 8-2 risultato. In questo momento in campo ci sono i Bandoleros contro la capolista, l'El Salvador, che in due partite, in due uscite, ha fatto 6 punti battendo i Bastardi Senza Gloria 3-2 e 10-1 l'Aston Villa, per poi riposare nell'ultima settimana. Garcia, ta! Palla sul fuori. Invece i Bandoleros fino a questo momento di punti non ne hanno ancora fatti, sono a 0. L'ultima partita l'hanno persa contro l'Atletico, ma non troppo, anzi contro, scusate, i Bastardi Senza Gloria 5-2, erano sul 5-0. Poi nel secondo tempo le cose sono sicuramente migliorate con la squadra di Oreste Formica, che ha spaventato anche per un attimo la formazione che è capolista della Platinum con 6 punti. Anche l'Atletico ha 2 partite e 2 vittorie, giocherà tra poco sul campo A contro la Rudy Kroll. Quindi le due formazioni che in questo momento hanno vinto tutte le partite saranno impegnate. Le ore 22. Andiamo a vedere un po' le formazioni. Intanto palla dentro. Andiamo a vedere un po', perché la formazione di Bandoleros ha sicuramente un paio di novità. Mentre qua esce Aveta. Pennella dentro. Ora Miguel Berberi in porta. Al centro c'è Elmesh. Occhio all'errore di Berberi, che poi salva su Riccio. A destra Carlos Escobar, a sinistra Palacios, autore di un gol straordinario nell'ultimo match. Poi centrocampo con Manu Sarabia in mezzo, Brian fa la mezzala sinistra, alla mezzala destra Orellana, in avanti Garcia. A disposizione ci sono Morales, c'è Barrera, c'è un nuovo innesto che non ricordo il cognome, e c'è José Herrera, mio nuovo compagno tra l'altro nell'Afro Napoli amatoriale. José Herrera. Andiamo a vedere la formazione di Oreste Formica di Bandoleros. C'è Mario Arena in porta, centro, vediamo un po', sicuramente ai lati Aveta e Formica. Intanto Arena in anticipo. E allora, Severino al centro, ai lati Formica e Aveta, centrocampo con D'Ambrosio mezzodestro, Spinuso centrocampista centrale, lui ragazzo biondo con la felpa bianca, Matarese mezzala sinistra, Riccio in attacco, questi Bandoleros che provano a rientrare in Platinum League, visto che sono ancora a 0 punti dopo 2 uscite. Formica, Matarese sale. Palacios in pressione, Spinuso. D'Ambrosio dietro per Arena. Severino, deviazione, rimessa per lui, Matarese di prima, se così Spinuso gliela ridà. Carlos Escobar col destro, Elmesh gira, Palacios morbida, anticipo di D'Ambrosio. Sarabia, sale lui, dentro il pallone per Brian senza vederlo nemmeno. Non riesce ad arrivare, anzi sì, la tiene in campo Brian Dominguez, che torna nuovamente all'El Salvador dopo aver giocato in Gold League con gli FC Uelo, tra l'altro segnando un'egregia tripletta nonostante la sconfitta 4-3 subita contro i Dragoni nel finale, con doppietta di Del Core per Brian. Occhio qua al tunnel di Aveta per Brian, che giocherà in entrambe le leghe almeno fin quando potrà. Nel venerdì sera, visti gli impegni lavorativi, ricordiamo, nelle leghe durante la regular season non ci sono limitazioni di lista, dopodiché per Europa e Champions ogni giocatore potrà disputare solamente una competizione con una sola maglia. Sale Manu Sarabia, Spinuso mette il piede, riparte Aveta. Sicuramente il giocatore di maggior talento della formazione in casa a Carancio, Riccio col destro, Berberi con la manona, Matarese in qualche modo se la ritrova sul piede, fondo.
chiama il pressing alto, Riccioli davanti, Escobar va morbido in avanti, tacco di Garcia, impresa, ci va Arena, poi Oreste Formica perde la sfera sulla pressione di Garcia, che alza la testa e cerca Brian, lo trova, palla Torellana, occhio perché da questa parte sta arrivando Palacios che si accentra, prova a disegnarla ancora, la parata, poi colpo di testa di Brian, Arena voleva il replay del gol contro l'Aston Villa. Palacios a vita, esce bene, pressione di Saravia che ha le lunghe leve e devia il pallone, Elmesh, Orellana e poi il pallone che ritorna alle parti di Palacios. Brian col mancino a cercare Garcia, colpo di testa in uscita di Severino, poi il pallone di Orellana ancora per Garcia, controlla, si gira, tocco dietro di Adonai Garcia, lo chiama Palacios che arma il destro a giro ancora sul fondo, possesso basso per la formazione in casacca arancio, poi pallone avanti, recupera Le Salvador, Brian dentro pesca il tacco di Garcia, troppo altruista, era tutto solo nel cuore dell'area di rigore, Adonai Garcia non ha calciato, ha preferito un tacco. Intanto è cominciata di là sul campo A la sfida tra Rudy Kroll e l'Atletico, ma non troppo, la Rudy Kroll che ha 3 punti in classifica per aver battuto i bastardi senza gloria 3-2, per aver perso 2-0 con Wimbledon, è chiamata a una delle ultime chance a questo punto per rientrare nella corsa della Champions, visto che ne entrano 4 o 3, no, ne entrano 3 e le prime due posizioni in questo momento sembrano prenotate da El Salvador, Atletico, ma non troppo, che fino ad ora hanno fatto a bottino pieno, allora Palacios la gioca verso Escobar, Berberi col destro, Dominguez lotta, cerca Adonai, poi Saravia la tocca ancora per Brian, esce dal traffico, subisce un calcio, si continua, Escobar, gran palla, Saravia la tocca, Orellana 1-2, Saravia sfonda, la palla è ancora lì, Garcia invece non ci crede e rimane dietro, occhio a Saravia che quando sfonda centrale passa quasi sempre. Intanto gol della Rudy Kroll, gol della Rudy Kroll contro l'Atletico, colpo di scena in Platinum. Stanno comunicando qualcosa Elmesh e Palacios, vediamo un po', Palacios morbida in mezzo, centrale, colpo di testa di vita in uscita, occhio al 3 contro 2, Matarese si lancia, la gioca verso il suo compagno che non ho detto nella distinta, intanto sinistro di Avita. Eh sì, c'è Murolo che è entrato, casacca arancio sulla maglia gialla, si posiziona in attacco, è uscito Riccio, eccolo Murolo. Anche lui è un innesto dei Bandoleros che ovviamente come squadra nuova dovevano trovare prima l'assetto, ci hanno messo forse un po' troppo. Orellana col tacco, c'è però Formica. Occhio al pallone verso Matarese, entra in area di rigore, chiude Orellana, Escobar morbida, o Formica sul pallone, poi Orellana, tocco timido, esce D'Ambrosio, salta il suo avversario, si propone Matarese, tocco per lui, Carlos mette il piede, Matarese all'indietro, Formica pressato, non ricomincia Formica e allora Garcia lo salta secco, prova con la punta, Arena respinta, Aveta disimpegno verso Formica, altro rischio, stavolta punizione, pareggio immediato dell'Atletico ma non troppo, a questo punto non sono passati tanti minuti, 1-1 tra Atletico e Rudy Kroll, mentre qua la rimessa De Bandoleros, copre Elmesh, fondo Palacios, la ruba Spinoso, il pallone però era uscito,
a cercare Dominguez, altissimo a vita, concede la touche. Solo tu dopo Marco. Salta bene D'Ambrosio, sono in due su questo pallone. A vita, morbida, che palla per Spinoso, controllo destro sul fondo. Regala cioccolatini al cacao ultra dolce a vita. Brian con le mani, Manu, ancora Dominguez sotto le gambe di D'Ambrosio e si continua. Frusta di Sarabia, la devia Arena. Allora calcio d'angolo per l'El Salvador sulla deviazione di Arena. Parte il cross, secondo, anzi in mezzo, D'Ambrosio va di testa, Matarese, ripartono nuovamente in tre lì davanti, ma l'El Salvador, come sempre, va a coprire ogni ripartenza, scappando all'indietro, ma qua la rimessa è per i Bandoleros, che vanno ancora con le mani, con Murolo che va da Matarese, nello stretto in mezzo a due, ancora per Murolo, ancora Matarese, parte un cross senza vedere, Berberi, blocco, mani piedi per Brian, anzi Garcia che incolla la sfera, tocco dietro, troppo, Palacios c'è, Flores, ancora Danny Palacios, attaccato, va da Elmesh, va da Berberi, destro in avanti, cercare Brian, copre bene Severino, e allora Arena, sempre 0-0, questo match, per ora due pareggi su entrambi i campi, cambio di fascia verso Adonai, che non è un compagno di Formica. Brian Orellana, finta in area di rigore, rimpallo fondo, esce Formica, entra Riccio, ora giocano un po' più in fase di spinta quelli in maglia arancia con due punte, Riccio e Murolo, con Spinoso che va a fare il terzo a sinistra, e quindi Aveta sempre terzo a destra, Severino al centro, molto offensiva la formazione, occhio a questa, sbaglia completamente la rimessa laterale Brian Murato, ma lì da scuola calcio ti mettono in panca con quella rimessa. Elmesh deviata da D'Ambrosio, Manu Sarabia dentro per Brian, non aggancia, altro rinvio Sbilenco di Arena che colpisce il suo compagno e prova a entrare Brian in area di rigore. Molti errori lì dietro da parte dei Bandoleros, non ne approfitta l'El Salvador. Elmesh, si fa vedere Brian, riceve Sarabia che salta secco D'Ambrosio. Parte Manu, Sarabia dentro, velo, paratona di Arena, colpo di tacco, ancora Arena. Calcio d'angolo, Adonai, cross, primo palo, mette fuori Severino, Palacios, lotta con Riccio, ancora Palacios, sterza qui in mezzo, arma il destro, poi va da Carlos Escobar, dentro prova ancora l'imbucata, vita, recupera. Occhio, retropassaggio con le mani, Arena stava allacciando le scarpe, ma i Bandoleros stanno pensando a tutt'altro ogni tanto, intanto Murolo prova la ruleta, Matarese prova a invitare l'inserimento di Spinoso, chiude Palacios, Carlos Escobar, palla rischiosa, destro di D'Ambrosio, Orellana in mezzo a due, chiudono i Bandoleros, errori da una parte e dall'altra, un po' distratte entrambe le compagini, l'El Salvador non sta giocando con la solita decisione e cattiveria, Bandoleros un po' molli in fase di impostazione, soprattutto da dietro, e 0-0 il parziale. Flores, Orellana, la sposta così, cross, deviato, salta a vita, colpo di testa di D'Ambrosio, a vita nell'aria, rischia e va da D'Ambrosio che scivola per un attimo, Garcia su di lui, Arena rinvia. Sarabia, Escobar, tiro cross, palla altissima da parte di Berberi, la palla rimbalza, c'è Adonai, l'uscita di Arena, Escobar di testa, ancora Garcia, Orellana, poi il pallone che arriva alle parti di Murolo, che punta Flores, Murolo sul fondo.
C'è un cambio per l'El Salvador. Fuori Orellana. Falso esordio con l'El Salvador, Edgar Corpino. Non era mai apparso nella compagine salvadoregna. È un nuovo membro. Vediamo un po'. Garcia. Flores. Palacios. Scende e va da Garcia. Escobar per Flores. Ancora Palacios, la gira bene l'El Salvador, prova a sterzare Denny. Rimontato, il pallone poi esce. Con le mani Flores. Eccolo qua. Il neo acquisto dell'El Salvador, palla recuperata da Ambrosio. Palla dentro, colpo di testa, Miguel Berberi. Blocca, ancora mani piedi verso Carpano, che controlla il pallone col destro. Tocco per Palacios. Aggredito, Flores apre di là ad Escobar. Tocco ancora di prima. Palacios chiama Edgar, che non c'è. E allora Denny sterza, prova lui col destro. D'Ambrosio. Murato. Aveta con le mani, va da Severino. Persiste lo 0-0, intanto Brian sul pressing. Severino, il sinistro di D'Ambrosio, poi la palla che arriva a Saravia, imbucata per Brian. Blocca Arena, poi riparte Aveta, verticale, lunga. Sale Palacios, un po' lunghe ora le squadre, un po' stanche. Siamo nel finale di primo tempo. Escobar per Saravia. Garcia. Ancora Escobar. Triangolo nello stretto. Saravia avanza un po'. Spara al sinistro. Arena. Tapin. Adonai Garcia. 1-0. El Salvador. Segna sempre lui il primo gol per l'El Salvador in ogni match. Adesso entra José Herrera. Esce Brian Dominguez. Forze fresche per El Salvador, che conduce 1-0 e la sblocca come al solito Adonai Garcia, che ormai era partito come esterno, come mezzala, ma ormai è un attaccante a tutti gli effetti. Palla dentro, sbaglia Riccio, chiede scusa. Denny, Herrera. Si gira José, tocco timido, poi ritrova il pallone con l'aiuto di Palacios. Si riparte da Flores, che da quando gioca al centro del Salvador lì dietro ha risolto tantissimi problemini difensivi che magari aveva una volta in Star League la formazione salvadoregna. Garcia dentro, lunga. Escobar. Saravia, Herrera, Palacios, apre a Garcia, che ora si è spostato mezz'ala a destra con Carpano che gioca quasi da punta. Eccolo qua, gran movimento, Herrera, ripeto, la porta, Sombrero, poi arriva D'Ambrosio. Si va dentro con le mani, D'Ambrosio mette la testa, resiste Murolo, fa il giro. Severino, Aveta. Palla dentro per Spinuso, che non aggancia quel pallone, invitantissimo. E poi Palacios lo insegue fino alla rimessa laterale. D'Ambrosio batte, Murolo di testa, 1-2. Palla dentro col mancino, sta arrivando Riccio. Arriva prima Escobar. Ginocchio e controllo meraviglioso di Carpano, che poi apre. Ordinatissimo Carpano, il primo tempo dice 1-0 El Salvador. E allora comincia la ripresa tra El Salvador e Los Bandoleros. In questo momento il risultato è di 1-0, l'ha sbloccata Donai Garcia per l'El Salvador, che in questo momento comanda la Platinum League con 9 punti. L'Atletico, ma non troppo, è fermo a 7.
a 6 la C Wimbledon, che oggi riposa a 6. Salgono i bastardi senza gloria che hanno battuto la Aston Villa. A 3 punti troviamo i Rudy Kroll a 0 in questo momento, sia Aston Villa che i Bandoleros. Colpo di testa di José Herrera, Aveta di petto, colpo di testa ad avanzare, colpo di testa anche di Murolo. Spinuso qui litiga col pallone, allora scivolata su Corpeno, Saravia col tunnel, D'Ambrosio triangola, si addormenta Riccio, Saravia salta anche il buco che c'è lì in mezzo al campo, Escobar di là, Severino in uscita, gioca centrale, Spinuso anticipato, c'è un buco, attenzione a Mercano che cerca Barrera, che è entrato, sì, è entrato anche Barrera, occhio a Rimberto che fino a questo momento ha due presenze e tre gol, eccolo Barrera nell'aria, tocco, è un assist che si divora Corpegno. Vicinissimo subito al gol Barrera, come sempre, intanto pallone dentro, ha pareggiato la formazione Bandoleros, quando si dice gol mangiato, gol subito, Murolo. Trova il pari la squadra di Orestino Formica. Palacios cerca il lancio, salta Severino, Escobar sceglie male il tempo, tutti scegliono male il tempo, allora Palacios torna dietro, Elmesh gioca in avanti, palla Escobar con le mani, Saravia la tocca a Barrera, provano l'1-2, si va ancora con le mani, Saravia, pallone alto, Escobar col piattone, uscita di Formica, parte Formica, si accentra, sbatte su José Herrera, corpo avanti, un po' di suola e poi palla Edgar nello spazio, Murolo, tocco per Aveta che ha un po' di spazio, parte Aveta, Aveta pallonetto, se lo mangia, occasionissima per i Bandoleros, sta concedendo un po' ora il Salvador che gioca con i terzini molto più alti rispetto al primo tempo, palla lunga Arena, ancora Formica, possesso per D'Ambrosio, esce benissimo la squadra in maglia arancio, poi Formica attaccato, ruleta improvvisa di D'Ambrosio, gran giocata, mette fuori, colpo di testa di Murolo che allarga al destro, la incolla Veta, Berberi si salva, brivido ancora Bandoleros, non passano lì, chiude Palacios, soffre del Salvador come non mai in questa stagione, non l'avevamo mai vista così in difficoltà se non per 10 minuti contro i bastardi senza gloria nel primo tempo dove era andata sotto per 2-1 per rimontarla poi con Barrera doppietta nel finale regalando la vittoria alla squadra di Escobar. Qui Aveta, poi José Herrera, tocca per Elmesh, Escobar, lungo linea, Barrera la trova, prova un gran lancio, scavalcato Severino, che palla di Barrera, mamma mia. Ancora Palacios, Escobar, Corpegno prova il tocco di prima. In avanti, palla che passa. Berberi rimane in piedi. Palla che rimbalza. Si gioca a ping pong tra i portieri ora. Arena e Berberi. Formica. Arena. Alza per Aveta. Viene scavalcato al pallone. Denny Palacios. Si va a chiudere nell'angolo e va a rinvio. Salta Corpegno. La palla passa. Barrera.
di petto e poi col destro, fallo di Severino. Corpegno e Saravia, destro di Corpegno sul fondo. Formica prova 1-2 con Riccio, sbaglia Formica, perde il pallone, Corpegno dentro e poi la manona di Arena con i piedi, serve Riccio, sale, tocco dentro, Scobardi via, corner 1-1 risultato. Si va con il pallone, però resta Formica, destro alto, Miguel Berberi di mezzo per Herrera, Palacios controlla la sfera, deviazione di Avita. Berberi gioca in avanti anche se sbuccia un po' col destro. Elmes deve mettere il pallone fuori ma non esce, tacco di Murolo. Matarese si è visto di meno in questo secondo tempo. Anthony D'Ambrosio la sposta improvvisamente, va giù, fallo di Saravia. Tanti uomini davanti a Berberi che non so se la vede sta palla, eh. Murolo 4 in barriera, più Avita, più Serrera, vediamo un po'. Murolo gira, Herrera la tocca, era nell'angolino quella palla. Matarese torna dietro da Formica. Arena chiamato in causa, esce dalle parti di Anthony, pressione in 4 del Salvador. Matarese ha tutto chiuso e infatti il rinvio, anzi lo premia perché Severino ha il pallone. Formica taglia in mezzo al campo, poi sterza, palla che passa con un po' di fortuna. D'Ambrosio, Murolo, spalla alla porta, destro, deviato e palla fuori. Sta là. Si va con le mani, Riccio, anzi Murolo. Qui è lo stesso intervento che hanno fatto dall'altra parte del campo, fallo di José. Il tocco d'Ambrosio sotto, angolo. Capitan Formica. Vediamo un po', calcio d'angolo. Il cross è morbido, colpo di testa di Elmes. Berberi salta, Matarese, palleggio, destro improvviso, non entra, non entra. Murolo ancora. E poi Corpegno, vediamo un po', Marco. Abbiamo fatto giusto un controllino sullo schermo per levarci ogni dubbio sul destro di Murolo che si è stampato sulla traversa e poi nemmeno sulla linea, era abbastanza fuori il pallone dalla porta. Prova Riccio, barriera 2 del Salvador, destro murato, D'Ambrosio raccoglie, Anthony dietro Severino, perde l'impatto col pallone pressato Severino, occhio che errore! Parte un cross, stava per cestinare una partita Severino. Escobar in pressione. C'è fallo. Protesta Carlos, ma il fallo era, c'era tutto. Qua c'è una conclusione deviata, vediamo un po', proprio da Riccio. Rientra Brian. C'è sempre Corpegno in avanti con José, mezzo sinistro, Brian va mezzo destro, anche se ora si posiziona praticamente punta centrale per il rinvio di Elmes, lungo, salta Anthony, salta José, salta Vita, la prende lui, tocco per Murolo, parte Murolo, Riccio, occasione per Spinuso, fuori. Rinvio di Berberi, Brian tiene il pallone, soccorre José, lotta con Avita. Matarese, pressato, pallone dietro per Severino, gioca in avanti, di prima Elmes di testa, la palla rimane in zona, Avita contro Palacios. L'ultimo tocco è di Denny, con le mani andrà Avita, dietro per Anthony.
Ancora vita. Cambia passo. Tocco per Murolo. Tunnel Murolo. Berberi. Respinta. E poi parte un cross. Porta vuota. Traversa. Tutto fermo. Era uscita. Bella partita perché entrambe le squadre stanno provando a vincerla. Per ora è sempre 1-1 come Atletico, ma non troppo. Rudy Kroll sull'altro campo. Qui punizione Sarabia. Destro di Manu, fuori. Si va con le mani, mette fuori Riccio. Veramente c'è merenda nella Rudy Kroll. Ma che ci fa? Ci fa merenda nella Rudy Kroll. Carlos Escobar, va da Brian. Matarese chiude il varco. Poi mezza a tre, punizione. Sempre non d'accordo Sarabia stasera. Su ogni punizione chiamata al direttore di gara Collaro. Intanto Matarese ruleta così. Ancora una volta non è d'accordo Manu Sarabia. Parte il pallone di Severino nell'area. Colpo di testa mancato da parte di Murolo. Escobar destro alto. Sarabia col tacco per Corpeno o Serrera. Fuori di nulla. Carina, Formica. Mette in difficoltà Arena. O Serrera col sinistro. Fondo. Arena, morbido. Murolo. Controlla la sfera. Lotta con Carlos Escobar. Esce bene Murolo. La tocca ancora. Il pallone vagante. Riccio. Al limite. La piazza sul primo. Fondo. Lancia Elmesh, palla che passa, blocca Arena, va con le mani, colpo di testa di Riccio, cercare Murolo, Escobar in diagonale, e poi vediamo un po' perché passa, Corpegno, Murato, Brian copre, la rimessa è per El Salvador, battuta, Sarabia, destro, palo clamoroso! Arena messo in difficoltà, Formica così, poi se ne va, poi rischia e abbatte Osea al limite dell'area. Oreste Formica, vediamo un po', è doppio giallo, era già ammonito e quindi 5 minuti out. Formica al terzo rischio che si è preso Oreste Formica. Gli è riuscita male questa volta, regalando l'uomo in meno e soprattutto un calcio di punizione. Andrà Corpegno, destro, Arena. E allora va con le mani Denny, che c'è dell'incarico da José Herrera. Sempre 1-1 come sull'altro campo. Arena esce, attenzione, la porta è vuota. Spinuso in avanti, Escobar, Brian gira al sinistro, palla verso Aveta. Prova a uscire la formazione in casacca arancio. Eh sì, è ponte di Aveta. Batte Carlos mentre il tempo stringe. Non c'è distanza, può anche battere. Escobar, sguardo in mezzo. Va da José. Dentro, Sarabia, testa, manona di Arena. Matarese a vuoto, due volte, Brian nel traffico, spinuso, poi la palla che passa e c'è fallo. Denny, morbida, cercare Brian, colpo di testa, il rinvio di Severino. Ancora Palacios, attaccato da Riccio, anzi era Murolo, poi va giù a Veta, punizione, piede un po' teso, leggermente a martello. Spinuso subito per Murolo che apre ad Aveta, suola contro due, tacco di Aveta, rimessa al Salvador.
batte Danny con le mani. Osè. Laterale arancio. Spinuso. Matarese. Tacco di Aveta. Chiude Elmesh. Anthony col destro. Murolo col ginocchio e fondo. Si gioca di là da Dominguez, apertura lunga, anzi è deviata. Non è vero. All'espulsione. Stavo dicendo alla fine della partita. Mi sono fermato in tempo. Escobar con le mani. Dentro. Sarabia, affari spenti, tacco. Corpegno non calcia. E poi la ruba Veta. Mette il piede Palacios. Fondo. Occhio a Danny. Al limite. Mancino, Murato. Poi sul pallone l'intervento. Riparte Murolo. Sale Murolo. Velocissimo Murolo. Berberi. Angolo. È fatto. Triplice fischio. Di Collaro. Finisce 1-1 tra il Salvador e Los Bandoleros, primo punto, mentre si ferma la corsa al titolo, almeno per il Salvador, ma anche l'Atletico sta pareggiando. E allora protagonisti di questo pareggio, finisce 1-1 la gara tra il Salvador e i Los Bandoleros. Forse per i Los Bandoleros è un risultato inaspettato, data la vigilia, eravate a 0 punti, loro le avevano vinte entrambe Anthony. Che partita è stata secondo te soddisfatto oppure è mancato qualcosa? Potevate anche vincerla? Sì, certamente dopo la terza giornata abbiamo finalmente trovato una squadra e la quadra. Penso per essere competitivi con loro che stanno facendo un ottimo campionato fino ad ora. Potremmo migliorare, sì, un po' soddisfatto, ma si può migliorare ancora. Michel, una pioggia di gol prima di questa partita, 10 più 3, 13, oggi solamente uno, che è successo lì davanti? Un po' spreconi nel primo tempo. Un po' giocando poco debole con la squadra, una squadra che ha giocato, ha corso troppo, ci ha fatto dei problemi, poi hanno calciato, calciavano sempre. Quel gol in secondo tempo inaspettato, non me l'aspettavo. Però a parte il gol subito, cos'è mancato lì davanti? Forse un po' di leggerezza oppure è andata così una partita storta? Penso che un po' di leggerezza, una partita storta ne tutti e due. Di là in questo momento l'Atletico è passato in vantaggio, era anche lì 1-1 contro la Rudy Kroll. In questo momento loro sono a 9, voi siete a 7. Si può ancora vincere con lo scontro diretto, quindi questo è il Salvador, punta al titolo, punta a entrare in Champions. Sempre in Champions, puntiamo sempre in Champions. Vogliamo sempre giocare una bella partita. E allora fatevi i complimenti, un abbraccio, salutatevi Miguel Berberi, Anthony Matarese per Los Bandoleros, El Salvador.